Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova partita di Ratchet & Clank 2 per PS2. Ok, dobbiamo andare sul prossimo pianeta. Dovrebbe essere il pianeta... aspetta, mo guardo. Qua siamo sul pianeta Dobbo, dobbiamo andare sul pianeta Gioba a fare i giochi della Megacorp. Partecipa appunto ai giochi Megacorp e vinci la gara di Overbike di Megacorp. Penso che dovremmo andare a fare questo in questo momento. E dobbiamo poi trovare un oggetto, o comunque un gadget, che ci permette di andare avanti qua sul pianeta Dobbo. Non so se questo oggetto lo vinciamo magari alle gare della Megacorp o meno. Comunque abbiamo, diciamo, le coordinate per il nuovo pianeta. E quindi andiamo appunto in un pianeta che rassomiglia molto alla Terra dall'esterno. Pianeta Gioba. Molto bene, andiamo a vedere cosa c'è da fare su questo pianeta. Ok, dunque, visitiamo il tutto. Tra l'altro, guardiamo un secondo anche la mappa. Dunque, mappa. Dunque, abbiamo due punti di interesse. Dunque, uno di qua. No, aspetta, di qua c'è una navicella. Non c'è altro da fare se non distruggere queste casse. Interessante. Quindi, ok, va bene. Allora, vediamo solo in che zona si sviluppa la mappa. Boom, distruggiamo tutto e non ci buttiamo di sotto, che non è proprio il caso. Ok. Ma questi muoiono? No, ok. Ah, dei tizi. Quindi c'è anche qualcuno che vive qua. Oh, cazzo! Fuck, aspetta, 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 aspetta. E... bombe. Ok, morite! Minchia! Quanti danni... Meno male che ho accumulato un punto di nanotech. Perché mi ha veramente fatto ma... Lissimo, figlio di puttana! Ok, dunque, qua la cosa si divideva in due zone. Dunque, se vado di qua, non riesco mai a capire le mappe come si sviluppano, a guardarle da lì. Ok, di là non c'era anche una strada. Aspetta. Da questa parte qua. Sì, da questa parte possiamo agganciarci con lo swingshot e andare di là. Potremmo quasi quasi farlo. Ok, swingshot, vieni a me. Andiamo a vedere di là cosa c'è. Wow! Ok, prendiamoci di nuovo un'arma. Perfetto, distruggiamo casse a tutto andare. E vediamo un po' qua cosa c'è da fare. No, swingshot. Questi si possono tirare, sì. Tiriamo giù il ponte. Minchia, per un pelo cadevo. Un po' rimbalzante questo ponte. Non ho visto casse. Ok, di là. Ho visto qualcosa? No, niente, non ho visto niente. Tutto a posto. Ok, tira giù questo. Stiamo andando nel punto giusto. Ok. Cosa troviamo qua? Punto di controllo? Belle finiture su quella cromatura. Ah, e le lucidi da solo? Mi occupo io della mia lucidatura, signore. Mi dispiace, piccoletto. Credevo fossi un albero a manovella. Senza queste non riesco a vedere a un palmo dal mio naso. Non c'è problema. Mi dica, come ha fatto a entrare in gara? Beh, se hai il casco, sei dentro. È molto facile. So che in premio stavolta ci sono degli scarponi speciali. Penso che potrebbero essermi utili. Si abbinano perfettamente ai miei pantaloni di pelle. Molto virile con questi occhialini, devo dire, va bene. E quindi dobbiamo partecipare a questa gara di Overbike per vincere degli scarponi, che sono proprio quelli che mi sa ci serviranno. Probabilmente saranno quelli calamitati. Allora, comunque, avviamo la gara di Overbike. E chiaramente qua, ovvio, come sempre, ci provo il primo tentativo. Se mi riesce bene, ok, altrimenti tagliamo e faccio vedere il momento in cui vinco. Circuito amatori, circuito principale aperto, armi e turbo disponibili, torretta singola attiva. Ok, possiamo scegliere. Ok, questi sono bloccati. Professionisti, job, circuito assalto, circuito esperti. Ok, stavo pensando, non è che devo vincerle tutte le gare. Beh, cominciamo a fare questo e poi vedremo. Ok, ah qua, dobbiamo prendere il turbo. Sì, com'era già che si attivava con R1, perfetto. Abbiamo anche degli oggetti, ok. Perfetto, abbiamo anche degli oggetti che possiamo sparare. Oh, caspita. E se trovassi tipo un qualcosa per spararmi velocissimo, grande. Ok. Oh, cadono pure le bombe. Capito, di là c'era. Cazzo, c'era un turbo.
da poter prendere. Oh. E non conosco la pista, potrei tipo veramente rischiare grosso. Quindi sento un rumore alle mie spalle, qualcuno mi sta raggiungendo. Oh, salve. No, volevo prendere quello e non l'ho preso. Peccato. Siamo primo in questo momento. Interessante. Chissà che magari riusciamo a farlo al primo colpo. Ah, quello dovrei dovuto prenderlo. Ui, la 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 la. Ok. Di sotto? E certo, per forza, perché non avevo abbastanza propulsione. Siamo secondi, fuck. Fuck, siamo secondi. E per forza non ho più preso niente. Oh, uno si è schiantato. Interessante. L'ho acchiappato. Ma dove cazzo? Vai. Vai, velocissimo. Velocissimo. Madonna, ho sfondato la parete. Ok, ma quanti giri sono? Minchia, però se prendessi anche... Ok, prendessi anche le cose di velocità sarebbe il massimo del divertimento. Ok, propulsionati. Oh! Mi si è chiusa la... Porta in faccia, ma veramente, ma vaffanculo. Porca puttana, al terzo giro mi ha inculato. Vabbè, mi sa che qua lo ripetiamo. Addirittura ho doppiato della gente. Minchia, sto giro l'ho fatta più bene. Dopo che l'ho provato tipo 40 volte, sono riuscito addirittura a doppiare delle persone. Fantastico. Ma ora dobbiamo aspettare che finiscano tutti, no? Perché qua diventa lunga la cosa. Sei al primo posto, esci. Tranquillamente, abbiamo vinto qualcosa. Sì. Io quegli scarponi. Ma stanno molto bene con il tuo vestito. Puoi correre ancora, lo sai? Ora in premio ci sono un po' di Bolt. Per attivare i velo scarponi, Capito. Ok, quindi premiamo. Oh! Sì. Però in un punto dove magari non si muore. Possibilmente. Ok, quindi abbiamo i velo scarponi. Capito, molto bene. Quindi questa prima missione di questo pianeta l'abbiamo fatto. Abbiamo vinto la gara di Overbike, dobbiamo partecipare ai giochi Megacorp. Quindi dobbiamo andare dall'altra parte del pianeta. Oh, però devo imparare a gestirli, questi over scarponi, come cazzo si chiamano. Ok, swingshot. Andiamo dall'altra parte adesso, dall'altra strada, e andiamo a vedere. Che cosa? Oilà, ho visto della gentaglia che vogliono giocare con me. Oh, porca puttana, puttana la Eva. No, vaffanculo. E morite. E dai un po'. Guardate, guardate. Ui, ragazzo, ma vaffanculo, muori. Mica sono resistenti questi, oh. Ok, adesso. Ah, qua ci serve. No, il raggiotrattore. No, l'altro gadget, quello lì, il generatore. Aspetta, oggetti. No, gadget. Il generatore. Questo qua. Lo equipaggiamo solo velocemente così. Tanto per fare. Cazzo, qua conviene che andiamo da questa parte. Poi facciamo una bella cosa, guarda. Ok, distruzione massima. E dai! Muori! Che cavolo! Ok, ho fatto in tempo a passare. Potevo anche subire molti più danni in realtà. È andata bene. Ok, su di qua, Bolt. Quelli stanno banchettando allegramente. Poi gli faccio una sorpresa io. Sì! Sì, morite! Oh, la torretta! Oh, la torretta! Cazzo! La torretta! Non sapevo che c'era la torretta! Qua muoio, 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 muoio male! Muoio male, muoio male! Aia, muoio male! Cazzo, non mi aspettavo la torretta! Aspetta se riusciamo a fare una cosa un po' faiga. Aspetta da qua. Sì, non mi aspettavo la torretta! Ok. Bene, abbiamo fatto un cecchinazzo qui da lontano. Mi sono buttato a capofitto, non era il caso di farlo probabilmente.
Va bene, ok, siamo con una vita che è un colabrodo. Ma va bene lo stesso, colpi per il vaporizer. Qua, sì, servirà per abbattere qualcosa, immagino. O no? Puoi vedere? No? No, assolutamente, va bene. E da dove possiamo passare? Di qua. Oh! E cazzo però! Che bastardi figli di una Eva! No, però devi mirarli! Cazzarola, cazzarola! Ok, passiamo di qua. Sì, sono veloci questi scarponi, ma non è che ti hanno molto il controllo di quello che fai, comunque. Un po'. O sono io che devo imparare a gestirli, ma. Ok. Qua? Che si fa? Si va di cecchinazzo qua da lontano? Oh, cazzo! Merda! E vaffanculo, però, Minchia, se riesco a sopravvivere qua. No, non riesco a sopravvivere qua. Stavo dicendo, se riesco a sopravvivere qua, sono un genio. No. E quindi dobbiamo ritornare di nuovo a quel punto. Minchia, non è facile qua. Recuperiamo un po' di munizioni. Ok, no, dico, siamo a posto. Ancora del vaporizer, se possibile. No, abbiamo già tutto. Perfetto, quindi andiamo di. Basta, non volevo più prendere questo, solo prendere l'arma. Dobbiamo tornare al punto di prima. Ok, siamo andati presso a poco. No, a sto punto, ora qua me li aspettavo già e quindi. Vaffanculo, e quindi mi fanno fuori lo stesso, anche se me li aspettavo. Ok, morti. E quindi adesso dove si va? Dove si va questa sera? Ok, qua cosa, non mi ricordo cos'è che mi ha seccato poco fa. Qualcuno col. Aspetta, andiamo di cecchinazzo, mica facciamo un po' gli infamoni da lontano. Vieni qua. Ah, volevo cecchinarti. Vieni qui, passa di nuovo davanti. Yeah. Oh oh. Oh oh. Oh, oh, ho detto. E dai un po'. No! Cazzo! Sono nella merda. Sono in the shit. Smetti di sparare. Ma guardate questo. Ma guardate questo. E vaffanculo! Ah, palle. Mamma mia. Ok, possiamo abbattere questo e fargli fuori con la torretta. Interessante. Vediamo un po' in qua. Vedo qualcun altro giù in fondo, forse me lo sto inventando. Possiamo distruggere qualcos'altro qua? No. Ah, si è di nuovo chiusa. Ah, scusa, mi son girato un attimo e si è di nuovo chiusa. Ah, ma quella semplicemente ancora non l'ho. Oh, ma guarda! Oh, bastardo! Ma guarda un po'! Ma guarda un po'! Ma guarda un po'! Che mentre non te l'aspetti ti girano attorno e ti vanno a prendere la torretta. Vedi un po'. Ok. Morite. Cucù. Morto. Grazie. Non mi sembra per niente facile questo livello. Questo mondo, Così, a giudicare. E stavo cadendo pure di sotto. Dunque, qua, vediamo un attimo dove devo passare. No, di qua è dove sono. No, di qua è dove devo andare. Sì. Devo solo vedere perché qua c'era un bivio. Quindi guardiamo un attimino di qua cosa c'è e poi casomai passiamo di là. Di là bisogna usare. Ah no, ok, di qua si andava solo a recuperare delle munizioni, dei bolt. Perfetto. Ok, non mi piacciono molto questi scarponi. Ok. Quindi prendiamo di nuovo il gadget, questo qua, il generatore. Good. Va bene. Ok. Oh. No! Cazzo, cazzo! Buon modo di ricominciare, guardalo, Cristo. No, per fortuna da qua. Per fortuna da qua, non devo ripetere tutto da capo. Ok, quindi qua c'è questa piattaforma. Ok. Ma non vedo una cippa lì. Oh. Che culo. Che cazzo? Sagola! Oh, e basta! No! Cazzo! Cazzo, cazzo! Ah, che palle queste sezioni però, non sono per niente facili. Ok, qua.
cicciamo fuori così. Anche perché poi non si vede più la piattaforma. Ma cazzo. Ok, adesso sale su. Ok. Che casino, eh. Ok, su di qua. Perfetto. Su di qua. Guardalo, guarda. Ok, ma aspettiamo. Tenace questa parte. No! Ma di qua come si passa? No, dovevo aspettare, minchia. Ah, è a saperle. E cade, e cade. Ma Dio santo. Sì, perché adesso lì non potrei più passare. Guarda. Guarda che infame, ma questo mi butta. Lo sapevo, lo sapevo, cazzo, non ce l'ho fatta di nuovo a saltare. Che due coglioni, porca troia. Ah, minchia, siamo qua tutto il giorno. Tutto il giorno siamo qua. Vaffanculo. Ma si può mai? Che cos'è? Allora, qua, ora, sti cazzo di cilindri pure che cicciano fuori, ma vaffanculo. Ok. No! Vabbè, ma allora sono un coglione io, ma vaffanculo, ma vaffanculo proprio, Cristo santo. Ok. Ora. Sì, la volta mi sono premunito. E qua? Sì, devo aspettare? No! Forse dovevo aspettare. Dimmi che serve. Sì, meno male. E qua? Oddio. Oddio. Ma che cazzo è? Ma cosa cazzo è sto coso? Ma vaffanculo. Ci riproviamo. Mo voglio vedere. Mo voglio proprio vedere. Ok. Quindi su di qua. Guardalo. Guardalo. Ok. Dimmi che sta venendo qua la piattaforma. Dimmi che sta venendo qua. Madonna. Madonna benedetta. Ah, grazie. Grazie. Punto di controllo. Minchia, e che cos'è? E che cos'è? Allora, basta, eh. Questi facciamoli secchi. Morite, bastardi. Venite qua, venite qua. Ecco, tutti morti, tutti morti. Pure potenziato il Nautex. Sì, cazzo. Ora, noi andiamo di cecchinazzo col vaporizer. Leggermente più in qua, se non ci vedono. Ok. No, zoom. Di qua. Il cecchinazzo. Via. Headshot. E uno. E questo. Il secondo. Che fa la stessa fine. Guardo lì. Headshot. Ok. Mamma mia, sto livello mi sta dando veramente ai nervi. Oh, ancora. Ancora. Ma quanti cazzo siete? Oh, basta. Basta proprio, eh. Qua, cucù. Muori. Muori, cazzo. Mamma mia. E di qua? Altra sorpresona? Sorpresone regalone? E dai. E dai, sparagli nel culo, ammazzalo. Ok. Penso che dopo questa parte, che è la prima della giornata che registro, penso che mi prenderò una meritatissima pausa. Mamma mia. Ok, su di qua. Qua ci vuoi. E dai. Vieni qua. Giù, giù, tutti morti, tutti morti. Casse? Sì. Ok, basta così. Scendi. Ah, mamma mia. Ma è bello che ho ancora i giochi della Megacorp da fare, tipo, o no? Sì, la missione sarebbe quella in teoria. Cos'è? Cos'è questa cosa? Dove sono arrivato? Cosa devo fare? Ah. Ah, ok. Ok, grazie. La zip fune. Ok. Sarebbe una zip line. Bene. Voi due state andando ai giochi. Esatto. E a te che importa? Oh, date una calmata, capo. Io non vado in cerca di guai. Sono solo uno che tenta di guadagnarsi il pane onestamente. Su questo avrei dei seri dubbi. Ehi, non sono io che sto cercando di entrare nell'arena senza biglietto. Avrei bisogno di questo levitatore per riuscirci.
Bene, compra il Levitator per 20.000 bolt, per fortuna ce li ho. È stato un piacere fare ancora affari con te. Ma ora è meglio che cambi aria. Le istruzioni sono scritte in blargiano. Buonanotte. Qui dice che la presa A va messa nell'ingresso B. Molto bene, e poi magnetizza la matrice gravitante, alza il tuo braccio sinistro Cosa? e poi fatto! Sei molto abile. Sì, lo so! Posizionati sul levitator e premi il tasto X per volare. Tieni premuto il tasto X per salire di quota. Il levitator si ferma quando l'indicatore carburante scende a zero. Ho capito niente, ma ok. Dunque, qui devo andare là sopra. Sì. Tieni premuto X per... Ah, ok. Ho capito. Ho capito. Ma non ho capito dove devo andare, però. Aspetta un attimo, torniamo qua. Dove sto andando? Per un bello motivo. Ah, quindi abbiamo tipo quella specie di carburante. Dobbiamo andare là davanti. Ok. Andiamo. Speriamo di farcela in tempo. Sì, dovremmo farcela. Per un pelo. Ok, perfetto. E boh, dove si va? Qui, entra nell'arena. Perfetto. E quindi che si fa adesso? Dobbiamo affrontare ondate di nemici? Bello. Capito. Ok, ondate di nemici ora, vediamo se ho le armi per farlo. Ecco a voi uno dei più violenti gladiatori di tutta la galassia. Recet è una specie di coso metallico. Sono fortunati quelli che sopravvivono in questi scontri galattici. Facciamoli entrare. Yeah, facciamoli entrare. Ok, avessi avuto un po' di munizioni non sarebbe male, ma dovrei trovarne comunque qua, se non sbaglio. Sì, ondata numero uno. Ok, chi sta arrivando a farmi la pelle? Ok, muori all'arrembaggio proprio, mi ci sono fiondato. Ok, qua un po' di ragnetti simpatici. Simpaticissimi. Ok, secondo round su 8 fatto. Benissimo, andiamo a recuperare un po' di munizioni. Sento dei ragni zompettare. Ci deve essere ancora qualcuno in giro. Ah, ciao, magari è rimasto tu. Sei ancora vivo però. Bene. Ok, continuiamo a utilizzare questo. In realtà abbiamo finito le munizioni. Prendiamo il pluristella. Dov'è? Era qua. Pluristella. Pluristella. Vai, vai pluristella, che sei potentissimo. Mi piace un sacco quest'arma. Yeah. Vai a recuperare un po' di munizioni se possibile, poi se trovi qualcosa. Oh! Salve! Mamma mia! Vai! Sulla fiducia, alla cieca, senza vedere i nemici. Yeah! E vai! E mo cominciano. No, queste le odio proprio, cazzo! No, le odio! Le odio! No! Mi hanno un sacco di danni queste, porca puttana. Miniatom, super lanciere. Ah, non è che ho moltissime armi. Usiamo il Miniatom qua e poi prendiamo di nuovo il pluristella. Ok, butto le sotto. Grandissimo. Grandissimo. Siamo a 6. 6 round. Oh! Madonna, mi sono tolto per un pelo dal suo raggio. Ok, colpi per il pluristella. Vai, agisci. Nel frattempo io vado a recuperare un po' di munizioni. Oh, è infame. Ok, round numero 7. Via, morite tutti. No, cazzo. Tutti meno me, però. Possibilmente. Miniatom. Ok, ho preso delle munizioni per il Miniatom. Ho anche gli scarponi, volendo. Però mi fanno finire di sotto gli scarponi, perché sono ingestibili. Grandissimo. Oh. Vai, colpisci duro. Colpisci duro. E questo è l'ottavo round. Cazzo. Prendiamo le bombazze. Spariamole, droppiamole a manetta. No, prima che mi secchino però. Ok. Oh, aspetta che sto per fare una fine bruttissima. Ok. Pluristella, ancora qualche colpo. L'ho finito i colpi.
Prendiamo tipo qualcos'altro. Finiti i colpi, dovrei cambiare arma. Il blitzer che non lo usiamo mai. Ok. Mamma mia. Congratulazioni, hai vinto i gravi scarponi. Lascia l'arena con il triangolo. Perfetto. Good. Grazie mille, proprio quello che ci serviva. Non andiamo avanti a combattere nell'arena perché siamo messi abbastanza bene così. E quindi basta, abbiamo finito tutto per questo pianeta. Sono veramente provatissimo. Questo pianeta è stato tostissimo. Torniamo all'inizio, recuperiamo le cose perse e basta. Recuperiamo un po' di munizioni, dopodiché salviamo la parte. Nel prossimo episodio andremo a vedere cos'altro possiamo fare. Mi sa che dobbiamo tornare sul pianeta Dobbo. Adesso che abbiamo gli scarponi, anche perché era l'unico pianeta con delle missioni da completare, a parte quella del deserto in cui bisognava esplorare la zona, ma quella penso sia accessoria. Mamma mia, che viaggio di ritorno eterno! Finirà mai? Domandona. Oh, mi stai facendo fare tutto il giro panoramico del pianeta, non mi pare il caso. Grazie, scendo qua che la mia fermata. Ora, io recupero tutte le munizioni che ho perso. Cioè, ho perso. Perse no, consumate. Perfetto, poi potremmo quasi quasi comprare delle armi, ma per il momento stiamo bene così. E niente, torniamo alla navicella. Where is the navicella? Su di qua. No, dov'è la navicella? Il fatto è che è anche bella grossa, è difficile perdersela. Ok, ah, adesso non abbiamo abbiamo i gravi scarponi equipaggiati, non possiamo correre. Ok, perfetto. Quindi niente, tra l'altro, volevo andare a vedere un attimo nel menu. Nel gadget, sì, equipaggiamento per i piedi abbiamo tutto. Abbiamo i grandi scarponi, gravi scarponi e velo scarponi che non equipaggeremo mai. Tiriamo i gravi scarponi che sono quelli migliori per il momento. Ci manca ancora un equipaggiamento per le mani che penso troveremo più avanti. Comunque, provare tutto. Vi ringrazio per aver visto anche questo episodio. Abbiamo una vita con Colabrodo. Entriamo nella nave. E nel frattempo che ci salutiamo, così salviamo anche la parte, andiamo a vedere dove dobbiamo andare nel prossimo episodio. Qua abbiamo fatto tutto tranne vincere l'incontro nella gabbia. Ah, quindi potremmo ancora fare qualcosa qua volendo, ma forse è una cosa lì nell'arena da fare. Probabilmente dovremmo tornare sul pianeta Dobbo e riparare il generatore, se abbiamo l'oggetto necessario, penso. Anche perché sugli altri pianeti, a parte esplorare la zona qua nel deserto, dovremmo aver fatto tutto. Ora io guardo velocemente per vedere. Sì, dovremmo tornare sul pianeta Dobbo, sicuramente. Qua abbiamo fatto tutto. Qua abbiamo fatto tutto. Sì, ma questi qua l'abbiamo già visti. Ok, perfetto. Quindi nel prossimo episodio torneremo sul pianeta Dobbo. E appunto andremo avanti in questa avventura. Quindi per questa parte è tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima parte di Ratchet & Clank 2 per PS2. Quindi alla prossima ragazzi. Ciao ciao!